Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi realizziamo insieme il pandoro, il dolce tipico del Natale. Seguitemi e vi mostro come fare. Innanzitutto, per preparare il nostro pandoro, abbiamo bisogno di preparare il lievitino. Per il lievitino avremo bisogno del lievito, del latte tiepido, del miele e della farina Manitoba. Aggiungiamo al lievito il latte e un cucchiaino di miele. Sciogliamo bene il tutto. Aggiungiamo a questo punto la farina e mescoliamo bene. Ecco qua, il nostro lievitino è pronto. Ottenuto il nostro lievitino, adesso lo copriamo e lo teniamo per un'ora in forno spento con lucina accesa a lievitare. Aggiungiamo ora al burro la scorza dell'arancia, la scorza del limone, due cucchiaini di estratto di vaniglia, il cioccolato bianco grattugiato. Con la punta delle dita andiamo a massaggiare il burro fino a far incorporare tutti gli altri ingredienti. Facciamo incorporare tutti gli ingredienti e lo teniamo a temperatura ambiente. Il lievitino è pronto e adesso passiamo al passaggio successivo. Mettiamo nella ciotola della planetaria le due farine, e quindi la farina Manitoba, la farina 00, le tre uova, i tre tuorli, il lievitino. E il succo d'arancia. Per Impastiamo quindi per 10 minuti, fino a quando tutti gli ingredienti non saranno ben assorbiti. Ottenuto questo impasto, aggiungiamo lo zucchero in 4-5 riprese, poco alla volta. Dopo aver aggiunto lo zucchero, il nostro impasto si presenta così. Adesso aggiungiamo il burro che abbiamo preparato prima con la scorza di limone, di arancia e la vaniglia e il cioccolato bianco, un fiocchetto alla volta, così. Azioniamo la macchina e lo facciamo assorbire. Questa operazione dell'aggiunta del burro si deve svolgere nel giro di 10 minuti. Aggiunto tutto il burro, il nostro impasto si presenta così, lucido, ben amalgamato e con le pareti della ciotola pulite. A questo punto, l'ultimo passaggio, aggiungiamo il sale. Azioniamo la macchina a velocità sostenuta e facciamo incordare l'impasto. Imburriamo leggermente il piano da lavoro e rovesciamo l'impasto. Vedete com'è bello, lucido e incordato. Facciamo a questo punto le pieghe. Le faremo per 3 volte ogni 10 minuti. Pirliamo sempre l'impasto così e facciamo le pieghe.
Le pieghe possono essere fatte così come sto facendo io, oppure così, 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 poi così e così. Girate l'impasto e pirlate portandolo verso di voi, così. Aspettiamo 10 minuti e ripetiamo la stessa operazione. Trascorsi 10 minuti, ripetiamo la stessa operazione. Quindi alziamo l'impasto e lo facciamo ricadere, così. Pirliamo portando verso di noi e aspettiamo ancora 10 minuti. Facciamo l'ultimo giro di pieghe. Imburriamo leggermente una ciotola, così, e mettiamo il nostro impasto a lievitare fino al raddoppio. Il nostro pandoro è ben lievitato, come vedete. Adesso lo capovolgiamo e lo rovesciamo sul piano da lavoro. Aspettiamo qualche istante, se non scende lo aiutiamo. Imburrate sempre il piano da lavoro, mi raccomando, io l'ho già fatto. Vedete com'è ben lievitato? E quindi rifacciamo le pieghe. Le facciamo per due volte ogni 10 minuti. Chiudiamo, così. Pirliamo e lo facciamo riposare 10 minuti. Facciamo il secondo giro di pieghe, così. Pirliamo per bene. E lo mettiamo nello stampo imburrato e infarinato in questo modo, con la chiusura verso l'alto. Adesso questo lo copriamo con la pellicola e lo rimettiamo a lievitare in forno fino a quando non sarà fuoriuscito dallo stampo. Il nostro impasto è ben lievitato e adesso lo andiamo a infornare a 180 gradi per i primi 10 minuti e dopo a 160 gradi fino a cottura. Sfornato il nostro pandoro, abbiamo fatto la prova a stecchino, che è risultato perfettamente asciutto. Adesso quindi lo sformiamo. Ed eccolo qua. Cospargiamo con lo zucchero a velo. Il nostro pandoro è pronto per essere tagliato e mangiato.